Siamo un po' in luce, vieni. Vieni qua in luce. Ok, scusa. Però si può andare a vedere, eh? Scusa, Lenze, qui si... Vieni qui, vieni. No, ma è dentro nel coso. Vieni solo almeno fino a qua. Sali, sali. Oh. Aiuta, tutto chiuso. Bello come ambienti, eh? Sono caratteristici questi. Così è l'esterno. Buongiorno. Non c'è i volontari che spiegano, no? Ah, lei. Grazie, bravo, sì. Grazie mille. Grazie, grazie. Guarda che bello, innanzitutto qui c'è un Italia da vedere. Che per fare per mettere a muovere le zolle. La sorella, infatti. Andiamo, andiamo. Ci chiedevamo appunto scusi, cosa dice? Scusi, prima. Con le case di Morera, avete già visto le case di Morera? No, non siamo andati. Sono lì a 300 metri da qua, eh. Comode. Si può andare a piedi, Sì, cioè. quelle di Cagno sì, quelle di Cagno, quelle mandate stanno lavorando, meglio di no. Ah, vedi. Veniva ricavato soprattutto perché era sabbia, sabbia compressa, perché 25 milioni di anni fa c'era il mare. Questa qui è arenaria, è proprio materia e sabbia compressa. Tutta roba sia ornamentale, no? Che per esempio Castiglione era Castelsepio, tutti i blocchi nel 1500, 1600 venivano presi qua, squadrati e portati giù per fare la collegiata, quella roba lì. Che bello. Vedrete un sacco di righe, voi avete già Sì, visto, un sacco di righe, ogni 4 centimetri c'era una riga, no? Cosa facevano? Picchiavano dentro la bacchetta di ferro, no? Partivano dall'alto, dall'alto, picchiavano dentro tutta la bacchetta di ferro,
con interazione di 35-40 gradi. Avete visto che vanno lì così le case? Sì, certo. Perché c'è stata la rivoluzione delle Alpi. Le Alpi, quando sono emerse, hanno creato questa traslazione. E allora, per seguire la stratificazione, la vena doveva seguire tutti questi blocchi, che sono trovati con un materiale rio, venivano ritrovati i blocchi, squadrati e portati via. Adesso abbiamo... Fai che riflessi qua? No, qui vengono le scuole di solito, che una volta facevano qualche compleanno, ma adesso col Covid è tutto, venivano dei gruppi. Va, lì ci vediamo io. L'ho scritto noi, perché? Che c'era giusto. Fuori? Avete le viste delle ruote giganti, no? Sì, sì, le ho viste. Erano tre mulini. Uno, due, tre. Ogni mulino aveva due macine. Due macchine nel mulino. Quel cassone appoggiato qua per terra, questo qua, no? Sta marcendo, questo qua, è uguale a quello. Ne abbiamo tolto uno per far capire all'interno cosa ci sono. Ci sono le macchine. Le macchine non venivano fatte con la pietra molera, perché sennò vendireste sabbia. Questo qua è un materiale che arriva addirittura dalla Francia, dalle Fert. È proprio un conglomerato. Sembra che sia cemento con i sassi, no? Invece è un conglomerato proprio che si trova in natura e viene ricavato le macchine. Fuori girava la ruota, a trasmissione e macine, no? Veniva caricato dall'alto, no? Dalla tremoglia, entrava nel buco centrale, veniva regalata la caduta e poi usciva da quella ferritoia lì, no? Qui c'è il cassone, usciva questa ferritoia qua e entrava in questo corno qua. Ed entrava, questo cassone qua è più sotto, adesso lo stiamo vedendo di rifare i denti, dobbiamo rifare 120 denti di legno. Madonna! Di legno. Perché di legno? Perché abbiamo la corona di ghisa o l'acciaio, no? Però i denti erano fatti di legno. Perché? Per evitare esplosioni. Nel processo di macinazione, sia ancora adesso chimiche e farmaceutiche, il problema grosso, no? Quando si macinano le cose, si creano delle cariche elettrostatiche e a volte dopo esplodono. Usciva, entrava questo lateralmente nel burattino. Cos'era il burattino? Vedete lì appesi quei burattini lì? Erano il materiale con della tela, più o meno grosso fine, no? E in base alla tela che era grosso fine usciva macinato come setaccio più grosso fine. Dal burattino del mugnaio è nato che cosa? Il teatro delle marionette. Perché girando, questi due, sullo spigolo dell'esagono, questi due battenti picchiavano per scuotere la tela. E cosa ha fatto i nostri antenati? Hanno preso due pezzi di legno, due pezzi di corda e fatto i burattini. Buratto, burattino. Ecco. Usciva macinato. Usciva macinato, c'era un grosso problema, no, del macinato. Cos'è che era? Le scorie? Le scorie cosa facevano? Le davano le galline, le davano dei maiali. Adesso dove le buttano le scorie? No? Nei campi? No, le danno a voi. Tutti gli scarti, no? E andate a pagarlo più della farina. Ah, quelle integrali? Esatto, voi andate a comprare tutta la roba integrale, no? Ma non pagare più della farina, no? Io dirò a mio figlio che mangia sempre integrali. Sì, per andare... Il corpo, esatto. Allora veniva preso da qui e messo in quella tremoggia qui, lo vedete? Con la trasmissione a cinghia, no? Con tutta la trasmissione a cinghia, girava, girava, girava. No? Qui l'abbiamo incrociata, sui bambini ci lasciano le mani, no? Questa cinghia girava la ventola, soffiava, un eccentrico faceva vibrare, l'aria spingeva la frusta sopra e dei bocchettoni sotto, vedete i sei bocchettoni sotto, quadri, mettevano un sacchetto. Quella fine andava lontano, no? Perché era più leggera. Quella più pesante cadeva prima e si fermava prima. Primi documenti che abbiamo di questo luogo qua è del 1500, i documenti, perché prima scritto non abbiamo niente, no? Perché se aveva la fortuna di far parte, non so, di un convento, di qualcosa, di un monastero, qualcosa, chi era che scriveva. Invece qui è stato San Carlo Borromeo a costringere la gente a tenere i registri, le parrocchie. Il ponte che fuori, no? Sotto ancora l'originale romano, sopra è stato rifatto, ma sotto nel primo secondo secolo d.C. Allora dicevo, il primo documento del 1500, il proprietario del pusterno di Tradate. Poi è passata la famiglia Descalchi di Como. Chi è di Como sa benissimo che Descalchi vuol dire dove siete. Io sono di Lomazzo. Lomazzo. Descalchi è una famiglia importantissima perché è nato Papa Benedetto XI, che è diventato Papa, e la mamma è morta di peste perché abitava a Como. Perino Manzoniano, è uscito qui, no, aveva possibilmente qua a Mendrisio e si è salvato dalla peste. È diventato papa, addirittura è diventato anche beato, e è stato sfortunato che pochi anni fa è stato raggiunto un bellissimo posto a Roma, San Pietro, una bellissima tomba, però è stato sfrattato perché è morto Wojtyła. Essendo morto Wojtyła, però è diventato santo, no? Allora lui l'hanno preso e l'hanno messo in cantina.
E quello là? Dai, Eh sì, non c'era più spazio. E adesso ha riciclato la tomba, no? Ha riciclato la Senti, tomba. Modescalchi Sei non era grande, mica San anche, Pietro. era anche a Bracciano, c'è cioè un castello Modescalchi. Modescalchi è una famiglia importantissima, nobile, che quindi poi anche nel Lazio sì, c'era. avevano i possedimenti in giro, Capito? tutto. Siamo sempre nel 1600, un soldato che arrivava dalla Spagna, un certo Baldassarre Mina, ha sposato la figlia dei Trotti. I Trotti che erano? I mugnai che c'erano qua in Brunavarese. Per quello si chiama Molino del Trotto, perché c'era la famiglia Trotti. Se voi andate a comprare cioccolatini alla Lind, via Molini Trotti a Molini Grassi e cose. Da qua è Baldassarre Mina nel 1600, no? Qui si è sviluppato tutte le famiglie Mina, qui erano tutte Mina come cognome. Nel 1912 è nato uno scultore, uno dei maggiori scultori figurativi del Novecento. Se dopo ve lo spiego fuori, vi faccio vedere questa fotografia qui. È una medaglia d'oro che rappresenta Papa Giovanni, però è stata donata a Paolo VI dagli americani. Gli americani nel dicembre 1978, nel 1978, quando c'è stata la barca sulla Luna? 69. No, '68, 69, 69. Allora, nel dicembre 68. Gli americani sono usciti per la prima volta, l'uomo è uscito per la prima volta dall'orbita terrestre, è andata sull'orbita lunare, abbiamo visto la faccia della Luna dall'altra parte e poi nel luglio, il 21 luglio del 69 ha fatto lo sbarco. Nel febbraio del 69 questo comandante Bohr dell'Apollo 8 ha donato questa medaglia che ha portato intorno alla Terra e alla Luna a Paolo VI. Questo scultore qui ha fatto la croce a stile che ha portato... Paolo VI, quando ha subito l'attentato alle Filippine negli anni 70, ha fatto un momento cadute, non so, Azzate, Albiolo, Canio, Cantello, Solaro, tanto per dire, però le opere maggiori sono al Monumentale di Milano. Il cimitero Monumentale di Milano che raccoglie il maggior. Come si chiama questo scultore? Mina, che dice Mina. Adesso se uscite un attimo in corte vi faccio vedere delle sue opere, che vi interessa l'arte, non so. A sinistra. Fuori? Sì, ok. Fare il capo di lavoro siete o eravate circa come Io ero un letto stampa di elettronica, elettronica, facevo no, roba sofisticata, io qui mi comunicavo. conosciamo artisti. No, neanche nell'edilizia, no, pensavo Ah, che nell'edilizia. qualche architetto, qualche socio di architetti sono tanti. Questo bassorilievo qua, l'impresa della Giovanna di Milano ha ordinato a questo scultore negli anni 60 questa opera d'arte. L'impresa di Milano, sapete come sono le milanesi, in Bauscia, no? Le Sì, cose, esatto. negli anni 60 c'è stato proprio un periodo di crisi, l'impresa edile è fallita. Cos'è ordinato questo scultore? Di rappresentare la storia dell'edilizia, partendo da dove? Dalla caverna, età della pietra palafitte e donne, periodo greco, romano, il medioevo, l'Ottocento con la mole antonelliana con dietro le Alpi, fino ad arrivare al pilone costruzione. Cioè, tutta la storia edilizia, arrivare al cemento armato, silo sulla gru. Se voi venite la sera quando c'è qualche stazione di cosa, lo illuminiamo e si vede, adesso non risalta, no? Perché sembra una cosa anonima bianca, però con tutto il gioco di luci, questo qui, perché lo scultore cosa fa? Due cose, o scolpisce o modella, no? Questo qui è stato scolpito in Botticino, una cava che c'è a Brescia, mentre questo qua è una fusione, è stato modellato, è stata fatta la fusione. Chi sono gli scultori figurativi più importanti d'Italia? Il nome. Giacomo Manzù, Francesco Messina, quello che ha fatto il cavallo della Rai, Marino Marini, Arturo Martini, Telcemina. Allora, questo qui, Botticino, quello lì è Santa Chiara Rosso di Verona. Là abbiamo dei calchi che sono al Monumentale di Milano, quelli dietro la macchina. Sopra c'è l'Angelo Consolatore, vedete, l'Angelo Consolatore è Ma stato sono una tutto. copia, quindi. No, questo qui è il modello che è stato usato per fare i calchi negativi. Mentre di là c'è una deposizione, è stata fatta la fusione in bronzo, vedete? La Adesso fanno anche le uscite al cimitero. Monumentale, su Sì, qui. perché È tutto sono le... mai andata. Adesso...
lo studio a Milano. Perché ha studiato, ha fatto a 16 anni. Lì c'erano dei passaruote, lì c'era un pozzo nero, veniva sollevato la botola e tutti i quami venivano svuotati e usati come fertilizzante. Esatto, adesso arriva più fertilizzati nella Russia e che leggiamo la tua. Colonna romana e vasca romana. Allora, qua non c'erano i romani, eh? I romani erano furbi, stavano a Rodero. Siete mai andati a vedere San Matteo a Rodero? Sì, molto sì, bello. Sì, sì. Stavano a stadio che c'erano le terme, no? Stavano negli altri paesi, no? Questo qua è un recupero, no? Quando c'è stato la decadenza dei romani, è stata recuperata questa colonna. Qui era più basso, no? È stato riempito perché dopo è stato usato come garage, no? Però la strada era molto più bassa. Questa qui è la mangiatoia, che è un materiale recuperato a Arzo, cioè i paesi qui intorno l'hanno recuperato, però è stato fatto da Arzo, è la magia veglia di Arzo come cosa. Da là non la vedeva perché sono piccoli, sta sopra lo vista quella sera. Ok, andiamo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Di qua, eh? Sì, siamo andati. Ok. È il contrario. Bello, interessante, eh? Sì. È interessante. Sì. Poi pensare di trovare qui queste cose. Appunto, non ci penso. E sa che di là c'è il trenino che va giù a Malnate, mi hanno detto. Malnate di là. Ah. Che occhio. Ah, ecco, ecco, ho capito. Bene. Buona prosecuzione alle 10. Pensavo che fosse la nuova della Citroën, invece solo, invece somiglia, guarda un po' quella lì piccola che ho preso io, no? Se mi chiamano il quadriciclo. Quella che ti ho fatto vedere, quella è la nuova. Guardate che abbiamo avuto anche la spiegazione dell'artista lì.
un'altra potremmo prendere il treno, il bus fino lì dove c'è la stazione della Valmorea e poi andare a piedi giù fino a Malnate. Detto che era da che parte era Malnate, detto? Oh! No, ma dico Malnate, dove, di là o di qua? Malnate. E di là? E di qua invece è la Svizzera. Dove sembra come andare a vedere Jurassic Park, no? Guarda. Questa? Perché? Cioè, pensi che non ci siano delle altre? Ma questo che dicevo che è più grande. Questa? Perché? Cioè, pensi che non ci siano delle altre? Non posso, c'è. Infatti, guarda lì. Ti dicevo che di là cos'è che da dove veniva quell'altra? Per cosa dove?
blocchi il lens, blocchi qui, Sony blocchi, qui c'è il lens, and play size to have better. Mi dai 4 euro, per favore? Adesso, qui sono i mulini, eh? Lì! Lo so, ma l'entrata è qui. Ah. Un secondo qui, prendo qua. Vediamo qua. Come? No, passa il treno. Dove? Ah, lì? Dai, entriamo, dai. Sentiamo. Un giro 4 euro. Ma la prendo? Sì, cosa che fai? No, l'ho lasciato aperto perché non c'è nessuno.
Altrimenti se è un luogo dove si può mangiare. Non fanno poi più testa. Non fanno di testa. Che belli ambienti, no? Guarda, c'è anche i grani. Sì, vediamo un po' qua il cortile. Andiamo fino a lì, no? Mica bello, no? Ah, è la tua rete, infatti. La cava, sempre la cava del trotto, no? Veniva del trotto. E qui si chiamano? Dici un po'. Adesso ci vi interessa più il gruppo di rocce sedimentari. No. Le gonfolite, che si chiamano rocce che ferma in presenza sul cartello. È una cosa fatta di circa 25 milioni di anni fa, nel mento sottomarino, a grandi profondità. Guarda che siamo, guarda. Allora, dove siamo? Oh. Siamo, guarda, siamo qui, eh? Noi siamo qui. Mendrisio è qua, visto? Avanti, avanti, avanti. Andiamo? Vai, vai. Gli oggi legati alla quale allenare la formazione delle grotte. Canale. Cagno, Mendrisio, tornate con me. Thank you.
Dammi mi dai 4 euro per favore, eh? Qui sono i mulini, eh? Lì! Lo so, ma l'entrata è qui. Ah. Vediamo un secondo, vi prendo qua. Vediamo qua. Là passa il trenino. Com'è? Là passa il treno. Dove? Ah, lì? Dai, entriamo, dai. Sentiamo. Un'idea, 4 euro. Ma la prendo. Sì, poi c'è qualcosa che fai? No, l'ho lasciato aperto perché non c'è nessuno. Altrimenti se è un ruolo dove si può mangiare. Mi fanno qualche testa. Mi fanno le feste. Che belli ambienti, no? Che belli ambienti, qui, no? Guarda qui. I gai. Sì, vieni un po' qua, sì, vieni un po' qua, cortile. Andiamo fino lì, no? Andiamo fino lì, no? Mica bello, mica bello? Ah, la sorella, infatti.
Ah, è la sorella, infatti. La casa sempre a casa del trotto, no? La casa sempre a casa del trotto, no? Dici un po'. Adesso si vive in tre stupigie del gruppo di rocce sedimentari. Adesso si vive in tre stupigie del gruppo di rocce sedimentari. Le gonfolite che si chiamano le rocce che ferma in presenza. Le gonfolite che si chiamano le rocce che ferma in presenza. È una casa fondata 5 milioni di fa. Nel mezzo sottomarino, Nel mezzo sottomarino, grandi profondità. Guarda che siamo, guarda. Siamo qui. Avanti. Andiamo? Vai. Avanti. Andiamo? Vai. Ci vedete da quello del mare, la formazione di grotte. Cagno, in diesel, formazione di grotte.